mio grande augurio che la nostra Italia possa crescere nel rispetto del suo popolo, nel mentre percorre la sua strada e dipinge il futuro nel quadro della nostra esistenza, in una cornice di conoscenza, virtù e coraggio. Imprenditoriali, del mondo dell'università, della ricerca, della cultura, del Made in Italy, di chi si è proposto di superare un limite, andando a conseguire dei risultati straordinari. È Riccardo Derragna, che è l'editore, che è anche in un certo senso l'animatore del premio, è lì a portare il tuo saluto. Ringrazio il Presidente del Comitato d'Onore di questa edizione del premio, il Presidente Emerito della Corte dei Conti, Raffaele Spelier, ovviamente tutti i relatori qui presenti. Vincere di combattere contro lo sfinocchio di un paese, del bel canto, della buona cucina, il nostro paese di eccellenza. L'eccellenza italiana. Questo è il secondo anno che sono onorato di poter presentare e celebrare l'eccellenza italiana in un contesto così rappresentativo, e lo devo certamente anche al Comitato d'Onore fondatore. Rivolgo infine un grande grazie al gentilissimo professor Claudio Bonvecchio, il nostro filosofo che coordina i lavori di questa sera. Essere eccellenze significa essere responsabili, ponderare le scelte e indicare un percorso di crescita sana per il bene e il progresso dell'umanità. Essere eccellenze significa essere persone speciali. Le persone speciali sono libere di pensare con la propria mente, rispettano il mondo che ci è stato dato in dono e cercano di migliorarlo con l'aiuto del progresso e della scienza, ma nel rispetto dell'etica e delle future generazioni. Io credo che si possa solo dire due cose brevissime. La pigna è fatta di pietra e la pietra è qualcosa di solido. Da tutti gli interventi che ci sono stati e dal lavoro poi delle persone che saranno premiate emerge la forza, la potenza del nostro paese, come una pietra su cui si può costruire. Si può costruire una cattedrale, un palazzo, un paese, e credo che tutti coloro che qui hanno contribuito a queste eccellenze hanno dato una mano nel porre le pietre per continuare la costruzione del nostro paese. La seconda cosa, la pigna è rivolta verso l'alto. I valori della nostra patria e la pigna che porta il tricolore alla sua base vuole esprimere questo. Guardiamo in alto come la pigna, lavoriamo per qualcosa di grande e di alto, questo alto è la nostra Italia, sono i valori della nostra Italia. Se l'arte non è importante almeno quanto la mafia e l'anticorruzione, diamo una pessima idea al mondo. In ogni caso l'arte non può essere subalterna a nessuno.